Ciao, oggi vi faremo vedere come realizzare un gioco che abbiamo fatto tutti, anche da bambini, filetto, con dei materiali riciclati. Io sono Lisha. E io sono Yolanda. Il nostro progetto Arte Green fa l'arte con materiali riciclati e in questo modo sensibilizziamo le persone sulle tematiche ambientali. Noi abbiamo realizzato filetto con i bastoncini del gelato e anche con tappini di plastica fatti con le api e le coccinelle. Potete vedere come si realizzano questi tappini nel video come fare api e coccinelle con tappini di plastica. Voi poi potete anche sbizzarrirvi e fare anche altri tipi di insetti, dipende da voi. Materiale occorrente per realizzare filetto con materiali riciclati: colla caldo, degli stecchi di gelato, noi abbiamo preso quelli fini fini, dei tappi di bottiglia in cui realizzeremo api e coccinelle. Per realizzare api e coccinelle, guardate il video come fare api e coccinelle con i tappi di bottiglia. Una volta che avete realizzato i tappi, quindi le pedine, quindi realizzate la parte del gioco dove possono essere messe le pedine con gli stecchini, in modo molto semplice. Ne attacchiamo uno all'altro, facendo quindi delle righe. Vi servono 8 stecchi di gelato. E una volta fatti tutti e quattro, dovete semplicemente fare il reticolo in questo modo per realizzare un quadrato nel mezzo e poi attaccherete anche qui con la colla caldo. Il reticolo quindi è fatto, è semplicissimo, e quindi qui così potrete giocare con le vostre pedine a filetto. Volendo potete trovare o un cartone o un pezzo di compensato che avete da riciclare, potete attaccare il gioco sopra questo supporto, così lo potrete spostare come più vi piace in altri posti, in altre stanze, potete portarlo anche per giocare all'aperto. Se vi è piaciuto il tutorial, allora iscrivetevi sul nostro canale YouTube Arte Green e seguiteci anche su Instagram su artegreen.it per rimanere sempre aggiornati sull'arte riciclata, oppure anche con tante idee per decorare casa vostra o per creare dei giochi o attività artistiche con i vostri bambini. Allora, al prossimo video, ciao!